Eccellenza l'Ambasciatore della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. هذه اللحظة كنت أنتظر منذ وصولي إلى روما سيدي الرئيس لي الشرف الكبير الآتي لكم. Sono, è per me un grandissimo onore, signor Presidente, poterla incontrare. È un momento che aspettavo sin dal momento in cui sono arrivato qui in Italia. Ringrazio, ambasciatore. Benvenuto. Shukran, marhaban bik. Benvenuta a Roma. Thank you. Di Roma. Grazie. È la consulente presso l'ambasciata. ويشرفني ان ارحب بسعادتكم هنا وان اتقبل رسائل اعتمادكم. Che interpreta un rapporto di grande amicizia con lo intercorre tra Algeria e Italia. La peste suina continua a colpire le regioni del nord Italia, minacciando i mezzi di sostentamento degli allevatori e la produzione di derivati alimentari rinomati in tutto il mondo. Le regioni che preoccupano maggiormente sono il Piemonte, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. I danni alla filiera, che vale 20 miliardi di euro, sono stati stimati finora in 500 milioni. E dalle analisi fatte abbiamo purtroppo scoperto il virus della peste nel nostro allevamento. Sono immediatamente scattate tutte le procedure che la normativa prevede, con l'abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento, quelli malati e purtroppo anche quelli sani. Quando la malattia è stata riscontrata, 12 paesi, tra cui Cina, Taiwan e Messico, hanno imposto il divieto immediato di importare carne suina italiana, indipendentemente dal fatto che sia stata prodotta in un'area in cui la peste suina è stata rilevata o meno. Le pulizie, personale di sicurezza, impiegati nelle mense. I cosiddetti lavoratori essenziali hanno protestato a Bruxelles chiedendo stipendi più alti e migliori condizioni di lavoro. Il loro obiettivo è la riforma della direttiva europea sugli appalti pubblici, che fissa i criteri per assegnare le commesse. Al momento, spiega il sindacato UniEuropa, il criterio più considerato è il prezzo. Vince le gare chi offre il ribasso più sostanzioso, a discapito della qualità del servizio e dell'impatto sui lavoratori. Where people have to work harder for less money, that's really the issue we have. We see this in cleaning. One example is several years ago you had to clean in 3 hours a certain amount of rooms, and now you have only 1 hour time for this. That's not all right. Or you say, you see it at airports where there are less security guards but more passengers. You get more pressure. Tanti gli esempi forniti dal sindacato, dagli operatori dei call center olandesi durante la pandemia, sottopagati e senza diritto alle pause per andare in bagno, agli addetti alle pulizie negli asili finlandesi, costretti a dormire sul posto di lavoro, fino agli stessi impiegati delle istituzioni europee, che lamentano paghe non all'altezza, turni massacranti e il divieto di interagire con eurodeputati e funzionari. On peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Mes collègues, ils ont peur. Ils ont peur de parler, de dire à haute voix, voilà, nous, on n'en peut plus, les années ont changé, on nous augmente du travail avec très peu d'heures, avec, avec des exigences très strictes. Ils prennent le contrat à des prix bas. Conséquence, voilà, charge de travail, diminution d'heures, et parfois même ils sous-traitent. Et donc les sous-traitants, la sous-traitance, c'est un prix aussi. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso di modificare la direttiva sugli appalti pubblici, ma non è chiaro se e quando le richieste dei lavoratori essenziali troveranno risposta. But what she has not said is how, what she wants to change.
And that's why I also think it's the perfect timing for a campaign and demonstration here, and also for push for concrete proposals on how we can strengthen the social criteria, how we can strengthen criteria related to collective bargaining, fair working conditions in the public procurement directive. Per i sindacati il punto fondamentale è considerare la presenza di contrattazione collettiva per i lavoratori dell'azienda affidataria come un criterio. Catania guarda al suo passato per proiettarsi a un futuro migliore. L'amministrazione Trentino lavora in questa direzione e anche questa iniziativa, aprire la città di giorno ma anche la notte in un modo inedito, illumineremo l'anfiteatro, ci sarà la possibilità di salire nella straordinaria chiesa di San Nicola, sono delle opportunità veramente uniche e l'operazione condotta dalla Via dei Tesori credo che vada perfettamente in questa direzione e siamo felici che si possa attuare. Beh, le Vie dei Tesori ci dà la possibilità di proseguire nel percorso di valorizzazione dei beni culturali all'interno della nostra città. Tanto per fare un esempio, l'input da parte dell'amministrazione della riapertura dell'anfiteatro romano ha già portato da giugno più di 13.000 persone a visitarlo. Il fatto che con le Vie dei Tesori questo accadrà di notte dà anche la dimensione di come non ci sia soltanto la destagionalizzazione del turismo, ma anche gli orari diventeranno in una città a vocazione turistica H24. Torniamo a Catania per il settimo anno a raccontare una città straordinaria. La racconteremo di giorno e la racconteremo anche di notte con un'apertura straordinaria dell'anfiteatro romano, questo gioiello nero che aprirà le porte illuminato anche di notte, come di sera si potrà fare una passeggiata sul camminamento di San Nicolò l'Arena. Ma è una città che si apre tutta con le sue terme, le terme dell'indirizzo, le terme della rotonda, la società storica, e i luoghi del lavoro, i luoghi dell'arte, i luoghi dei pupari. Lo si farà con centinaia di ragazzi delle scuole che affiancheranno giovani esperti del patrimonio nel raccontare la città, perché quelle di Via dei Tesori non sono soltanto visite, ma sono sempre visite accompagnate dal racconto di qualcuno che ce l'ha, che ci mette in contatto profondamente con i luoghi. A Beirut nelle prime ore di mercoledì, mentre l'esercito israeliano ha continuato i suoi attacchi contro il Libano poche ore dopo l'attacco missilistico iraniano, che ha visto quasi 200 missili piovere su Israele. Il governo israeliano ha avvertito i residenti di alcune aree della periferia sud della capitale libanese di evacuare. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha dichiarato che le capacità operative dell'aeronautica israeliana non sono state intaccate dagli attacchi missilistici dell'Iran e che nella notte effettuerà altri attacchi in Medio Oriente. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Nel frattempo, i sostenitori del governo a Teheran hanno celebrato l'attacco missilistico iraniano sventolando le bandiere nazionali, quelle libanesi e quelle di Hezbollah, tenendo in mano i ritratti del leader dell'organizzazione islamista ucciso da un attacco israeliano nei giorni scorsi, Hassan Nasrallah. Martedì, candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti Tim Walz e J.D. Vance hanno sostenuto il loro primo dibattito televisivo. Il confronto tra il governatore democratico del Minnesota e il senatore repubblicano dell'Ohio è avvenuto a sole 5 settimane dalle elezioni presidenziali. I candidati sono stati rispettosi l'uno con l'altro fino alla fine, quando Vance ha detto che non avrebbe certificato la sconfitta di Trump alle elezioni del 2020. Tim, I'm focused on the future. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 3 ottobre di Globus Television. Giovedì, pressione in diminuzione, giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni in contenuto aumento. Venti da sud mari, mar Tirreno da mosso a poco mosso, mar Ionio molto mosso, stretto di Sicilia mosso.